Tutto pronto per la 24esima edizione del Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica Parco Maiella, resinati i nomi dei componenti della giuria nella rosa dei finalisti per le sezioni in concorso del premio, che si terrà sabato 24 luglio alle ore 20. Per l'occasione, Abbateggio si trasformerà, come accade da 23 anni a questa parte, nella suggestiva cornice della cerimonia per la proclamazione dei vincitori del Premio Nazionale. Il Presidente del premio Antonio Di Marco. Presidente Di Marco, anche quella di quest'anno sarà un'edizione, come dire, pregna di contenuti. Decisamente sì, un'edizione interessante dal punto di vista della partecipazione sia dei concorrenti, che sono stati veramente tanti quest'anno, ma soprattutto della presenza di autorevolissimi esponenti del mondo della cultura che presenzieranno appunto la serata del 24. Siamo felicissimi di avere la presenza straordinaria del professor Francesco Sabatini, che ci ha onorato della sua disponibilità e generosità, e così anche della presenza autorevolissima della presenza di giuria che è stata affidata a una imprenditrice nel settore agroalimentare. Parliamo appunto di Maria Stefania Peduzzi, di Rustichella d'Abruzzo, che per la prima volta viene affidata a un'imprenditrice perché il Premio Maiella vuole in qualche modo creare una sinergia con quelli che sono gli imprenditori, come dire, intelligenti, quelli che guardano al futuro con attenzione e difesa di quelli che sono i prodotti tipici locali. Così come andremo a dare il premio alla carriera a Giulio Borrelli, notissimo giornalista abruzzese, ma conosciuto in tutto il mondo. E così come avremo un'attrice di notevole impatto anche emozionale per quello che riuscirà a trasferire al pubblico nella recitazione dei brani, cioè Franca Minnucci. Siamo felici di ospitare tantissimi finalisti, tra questi ci sono i vincitori che lo sapranno ovviamente la serata del 24, che visiteranno il Parco della Maiella e l'Abruzzo. Per noi anche veicoli di promozione turistica e ci fa piacere contribuire a questo rilancio del nostro territorio.